Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura ci occupiamo di ecumenismo. Sapete che siamo all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che appunto è una settimana durante la quale si succedono all'interno anche delle varie chiese i momenti di preghiera comunitari, ma c'è anche sempre un momento di incontro, di dibattito, di confronto per favorire la conoscenza reciproca. Sono sempre incontri aperti al pubblico. L'anno scorso il tema era quello del battesimo, che è comunque un sacramento presente all'interno delle diverse chiese cristiane. Quest'anno invece il tema era quello del sacramento della confessione. Infatti il titolo della serata era Il perdono dei peccati nelle comunità cristiane, le prassi penitenziali a confronto. Per cui dopo un'introduzione teologica di Padre Testa, le tre chiese, i tre gruppi principali, per cui la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante e la Chiesa Ortodossa, hanno presentato le loro prassi, cioè come avviene la confessione e la remissione dei peccati, per cui vediamo com'è andata la serata. Ogni anno, in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, oltre agli incontri di preghiera, si cerca di fare anche un momento di incontro, di confronto su un tema importante, un tema che mette a confronto e che dovrebbe essere anche un punto, credo, di congiunzione delle varie confessioni cristiane. L'anno scorso si è parlato del battesimo, quest'anno della prassi penitenziale. Quindi, qual è lo sfondo teologico dentro il quale ci muoviamo? Ci muoviamo su un punto che ha visto sviluppi diversi nelle diverse confessioni cristiane. Quindi come si fa fronte al peccato nella vita del credente già giustificato. Quindi il battesimo è per la rimissione dei peccati. E i peccati che vengono dopo? Questo è il problema che si pone. E le chiese hanno alcune posizioni comuni e alcune posizioni diverse. Per sapere cosa pensano esattamente le chiese, non siamo ricorsi ai teologi che dicono in teoria cosa le chiese pensano. Abbiamo pensato invece di fare un confronto tra le tre prassi penitenziali delle tre famiglie più numerose del mondo ecumenico, vale a dire ortodossi, cattolici, protestanti, pur sapendo che i protestanti sono una galassia più complessa, difficilmente riducibile all'unità, anche soprattutto in questo settore. Anche a livello di prassi ci sono degli elementi unificanti, degli elementi comuni che possiamo ritrovare? Sì, e tutti ammettono che la Chiesa nei suoi ministeri ha un ruolo nella remissione dei peccati, nella valutazione della vita credente, però poi differiscono sul ruolo da dare a questa Chiesa. Le chiese protestanti tendono quasi a scavalcare il ruolo di mediazione dei ministri, quasi, non tutte, secondo le diverse confessioni, mentre la Chiesa cattolica dà un grande ruolo alla dimensione ministeriale e la Chiesa ortodossa dà abbastanza ruolo, quindi ci sono diversi equilibri, direi, di prassi rituale, di coinvolgimento della Chiesa nella gestione del peccato, della vita dei credenti dopo il battesimo. C'è una dimensione comunitaria in queste prassi penitenziali? Sì, c'è una dimensione comunitaria. Di solito nel credo diciamo, no, credo la comunione dei santi nel credo apostolico, quindi in tutte le confessioni cristiane c'è la convinzione che come le azioni positive, così anche il peccato ricade sulla comunità credente. Siamo con Padre Raffaele Russo della comunità dei Cappuccini, adesso a Casal Pustolengo, da quando in Santa Rita i frati non ci sono più. E tra l'altro i frati hanno questa tradizione, no? Di essere un po' i confessori. Quindi qual è un po' lo specifico della prassi penitenziale nella Chiesa Cattolica? Beh, la prassi è questa che noi oggi esercitiamo, è in atto dal VII secolo. Perché prima la confessione non era strutturata in maniera privata tra il sacerdote e il penitente. E nei primi secoli della Chiesa la confessione era pubblica. E questi penitenti avevano un ordine dei penitenti e dovevano fare una penitenza lunga per essere ammessi di nuovo alla riconciliazione anche con la Chiesa. E a volte in alcune regioni
la penitenza non veniva ammessa se non al termine della propria vita. Nel VII secolo i monaci irlandesi, ricordiamo siamo a Piacenza e San Colombano, sono arrivati dai monasteri e hanno rinnovato la prassi penitenziale, quella che noi oggi utilizziamo, e cioè la confessione è privata con il confessore al quale si possono confidare e confessare i peccati gravi e anche i peccati veniali, mentre prima era riservato diciamo all'adulterio, all'omicidio, alla idolatria. Non esisteva una confessione tra peccati gravi, peccati veniali, una confessione di devozione. Invece con il VII secolo era consentito al penitente di confessare in una sola volta peccati gravi e peccati leggeri, e veniva data la cosiddetta soddisfazione, tanto che nel penitenziale di San Colombano si parla di una penitenza tariffata, cioè hai fatto questo peccato, la tariffa è questa, quindi alla soddisfazione era proporzionata alla gravità del peccato. E oggi è ancora così? Oggi è così, certamente non si danno penitenze come nel secondo o nel terzo secolo, però il sacerdote in base a quello che il penitente confessa dà una penitenza adeguata, una soddisfazione adeguata, che può essere o una serie di preghiere oppure anche opere di misericordia corporale, spirituale, tenendo conto che il confessore ha l'obbligo di ricordare al penitente che se ha rubato deve restituire il mal tolto, e se ha rubato l'onore con la calunnia deve restituire l'onore di colui che è stato calunniato. Per quanto riguarda la prassi penitenziale all'interno della grande famiglia delle chiese riformate, delle chiese protestanti, parliamo con la pastora Gioelinga Lapon, quindi qual è questa prassi penitenziale? Allora, c'è la confessione personale in cui il credente confessa davanti a Dio, gli apre per confessare il suo peccato, la confessione privata in cui il credente confessa il suo peccato, cioè parlando, confidando con al pastore, alla pastora, e la confessione reciproca in cui cioè che il confessante e che confessore, cioè possono due fratelli di chiesa che si confidano a vicenda il peccato, cioè è importante il rapporto di fiducia. E poi l'altra è la confessione pubblica, che è comunitaria. Tutti quanti, tutti i credenti che sono riuniti la domenica mattina si confessano davanti a Dio. Quindi c'è questa prassi penitenziale, noi diciamo che la confessione di peccato è l'annuncio del perdono nel culto domenicale. Con padre Gregori invece cerchiamo di capire com'è la prassi penitenziale all'interno delle chiese ortodosse. Innanzitutto è unica perché le chiese ortodosse sono diverse, no? Quindi la prassi è la stessa? È quasi la stessa. E cosa prevede la vostra prassi penitenziale? Prevede l'avvicinamento di Dio. Avvicinamento di Dio, perché il peccato praticamente non fa niente altro che lo allontana l'uomo da Dio. Quindi la penitenzione è quella di venire in se stesso, di trovarsi in se stesso l'uomo e ritornare al Padre Eterno. La confessione quindi è un momento individuale o comunitario? Bene individuale, sempre si fa individuale. Con il sacerdote? Con il sacerdote, sicuramente. A volte si fa la confessione con una guida spirituale anziana, anche se non è un sacerdote, ma poi questa viene anche completata in chiesa, sempre con un sacerdote, quale le dà la soluzione. C'è anche una dimensione comunitaria della prassi penitenziale o è un momento esclusivamente individuale? Esclusivamente individuale, è un sacramento. La confessione è un sacramento che deve essere soltanto tra il penitente e il sacerdote.
L'Associazione della Ricerca, dalla sua nascita direi, quindi da sempre, porta avanti un certo tipo di gruppo, il gruppo di mutuo autoaiuto, e da sempre hanno visto come questo modo di incontrare le persone è di aiuto, ed è di aiuto non solo per i genitori e le famiglie dei ragazzi che sono ospiti delle strutture, ad esempio del CEIS, per cui ragazzi che hanno avuto magari problemi di dipendenza, ma questo strumento è stato poi utilizzato nei campi più vari, per cui sempre per magari genitori, ma magari in questo caso genitori di famiglie monoparentali, genitori separati, genitori di figli adolescenti o preadolescenti, quindi comunque in un'età critica, oppure, come sentiremo anche da Anna Papagni, che è la responsabile di questo servizio, per coloro che nelle famiglie si occupano di chi ha bisogno, i famosi caregiver, per cui occuparsi del genitore anziano, del figlio magari disabile. Ecco, questo tipo di gruppo aiuta tantissimo. E allora hanno scelto anche di fare un libro per far conoscere questa realtà. E il libro è stato naturalmente scritto da un'autrice che è anche una docente universitaria, ma è una sorta di raccolta di testimonianze. Questo libro è stato presentato venerdì al Centro Il Samaritano. Il titolo è Quando le formiche spostano un elefante. È con gioia, anche con un po' di emozione, che l'Associazione La Ricerca presenta questo libro, Quando le formiche spostano un elefante, ed è la raccolta di una serie di testimonianze di genitori che hanno fatto gruppi di automutuo aiuto in tutti questi anni presso l'Associazione La Ricerca sulla tematica delle dipendenze. Noi questo metodo dell'automutuo aiuto lo utilizziamo da quando l'associazione è stata aperta per tutte le nostre realtà, le nostre comunità, i nostri progetti, ed è un po' il cavallo di battaglia della nostra associazione, proprio come metodo terapeutico educativo. Con i genitori ha particolarmente funzionato in questi anni, sia all'interno che all'esterno, quindi anche sul territorio, perché sono tanti anni che facciamo anche sul territorio gruppi di automutuo aiuto su tematiche legate all'adolescenza, a quelli che sono gli impegni, i problemi legati all'età evolutiva dei ragazzi. Negli ultimi anni stiamo sperimentando anche i gruppi di automutuo aiuto su tematiche diverse legate al tema dei genitori separati, tutto quello che è il tema dell'educazione in questo senso. L'abbiamo utilizzato per il problema dell'autostima, e tante persone si sono rivolte a noi, anche magari non essendo genitori, perché magari sentivano il bisogno di lavorare su questa tematica. L'abbiamo utilizzato proprio ultimamente, lo stiamo ancora utilizzando, su tematiche legate ai caregiver, cioè a tutti coloro che per necessità familiari si occupano di persone anziane, di persone da curare, di figli con disabilità e quant'altro. Il metodo dell'automutuo aiuto è qualcosa di molto interessante, perché non c'è, in questa realtà, in questa metodologia, l'attesa che qualcuno dall'alto, comunque l'esperto, che spieghi che cosa la persona deve fare per uscire dal problema. Il tutto è centrato sulla reciprocità, sulla mutualità, sull'aiutarsi, cioè aiutare l'altro fa proprio parte della cura di sé. E quindi questo funziona in modo particolare proprio per persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che decidono di fare la fatica di chiedere aiuto, però poi il confronto con l'altro, la solidarietà con l'altro, la condivisione mette in moto una serie di risorse che permettono alla persona di guardarsi dentro e di trovare la forza di uscire dalle situazioni di difficoltà. All'interno dei gruppi cosa si fa? Ci si ascolta innanzitutto per quelli che sono i sentimenti, per quelle che sono le emozioni rispetto ai problemi che chiaramente le famiglie portano.
ed è un modo per entrare uno in relazione con l'altro e allo stesso tempo anche per vegliare l'uno sull'altro, per aiutarsi. Io sono approdata alla ricerca al CEI 5 anni e mezzo fa per un problema con mio figlio di dipendenza. Quando si arriva qua, io come tutti gli altri genitori arriviamo qua disperati. Disperati, confusi, non si capisce dove si vuole andare, non si capisce più niente, anche perché abbiamo esperienze magari con altre strutture. Abbiamo sbattuto contro tanti muri e non capiamo più niente. Qua troviamo un'accoglienza innanzitutto, troviamo persone che ascoltano senza giudizio, troviamo persone con i nostri stessi problemi. E per cui in un primo momento quando si arriva si è, come si diceva, tristi, con gli occhi bassi, si ha vergogna, perché questo è il problema della dipendenza, ti occupa la vita, ti occupa la giornata, è il primo pensiero di quando ti alzi e l'ultimo di quando vai a letto. E qua troviamo altre persone come noi che hanno gli stessi problemi, quindi ti accorgi che non sei un genitore fallito, che non sei un genitore cattivo, perché comunque si vedono che anche tante altre persone come te, persone normali, è la normalità che contraddistingue noi genitori che siamo qua al CES, quindi non siamo in famiglie disagiate, in famiglie scarse culturalmente, ma siamo proprio famiglie normali e ti accorgi che questa normalità è anche in tutti gli altri e che i problemi che hai tu ce li hanno gli altri, ce li hanno avuti gli altri e ci si confronta. E pian pianino si incomincia ad avere la speranza. Ed è questo che ti fa pian pianino rialzare la testa, che ti fa pian pianino venire la voglia di guardare proprio gli altri negli occhi, anche gli altri esterni. I gruppi di auto mutuo aiuto mi hanno aiutato molto. Hanno aiutato molto nei confronti di mio figlio, ma come si dice fra noi, noi veniamo al gruppo per noi stessi. Perché parlando fra di noi, cambiamo noi, cambiando noi riusciamo ad aiutare anche i nostri figli che fanno un percorso parallelo che è il percorso loro. E noi facciamo un altro percorso che è il nostro percorso. Io ho partecipato anche alla stesura del libro in quanto ho partecipato ai gruppi di scrittura creativa con la professoressa Augelli, momenti molto belli, molto intensi perché abbiamo ripercorso attraverso le parole tutta la nostra storia, per cui anche episodi spesso dimenticati, spesso accantonati volutamente perché magari troppo dolorosi sono venuti alla luce. E li abbiamo scritti e il vederli è molto diverso che sentirli perché poi li rivedi, li rileggi, li rielabori in un altro modo. Io quando ho aperto il libro la prima volta che ho letto le mie testimonianze mi sono commossa, mi sono messa a piangere perché vederti lì ti ricorda quanta strada hai fatto, ti ricorda il dolore di quei momenti, ti ricorda anche che hai avuto dei successi, ti ricorda anche che di strada ce n'è ancora tanta da fare. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Fabio Galeazzi. Il Vangelo che ci ha proposto questa domenica ci mostra Gesù che chiama i suoi discepoli. Però a fianco a questo possiamo vedere anche un altro aspetto, ovvero i discepoli che seguono Gesù. Gesù incontra prima Simone e Andrea, li chiama e loro lo seguono. Dopo incontra Giacomo e Giovanni e anche loro seguono Gesù. Mi piaceva osservare tre caratteristiche che ha la sequela. La prima caratteristica è l'affidamento. Questi discepoli si affidano a Gesù, si affidano a colui che seguono. Affidarsi vuol dire innanzitutto lasciare che sia Gesù a dettare i ritmi della vita, ma vuole anche dire lasciare che sia sulle spalle di Gesù tutte le ansie, tutte le preoccupazioni che la vita porta, mettere sulle spalle di Gesù che fa la strada tutto ciò che nel nostro cuore genera preoccupazioni. Questo affidarsi permette una leggerezza della vita, permette di poter sentirsi liberi di fare questa strada senza preoccupazioni. Un secondo aspetto lo dà il fatto che
Gesù non chiama un discepolo alla volta, ne chiama due alla volta. L'esperienza della sequela, della chiamata della sequela, è un'esperienza che si vive con a fianco dei compagni, delle persone che condividono con noi la stessa esperienza. Queste persone ci aiutano intanto a capire che quello che stiamo vivendo non è una nostra fantasia, ma è qualcosa di vero, di concreto, che non è solo mio, ma è anche di qualcun altro. E ci mette a fianco dei compagni che ci correggono quando il nostro camminare va su strade diverse da quella che il Signore ci sta facendo fare. E il terzo aspetto è una capacità che si genera nel seguire Gesù a diventare a nostra volta persone che chiamano. Viene detto a Simone: diventerai pescatore di uomini. L'esperienza così bella che è stare con Gesù non può rimanere un'esperienza intima, ma diventa qualcosa che si annuncia. Si invita anche altri a fare lo stesso cammino. Si diventa come degli altoparlanti che dicono a tutti quanto è bello stare con Gesù. Possa davvero la nostra vita, la nostra quotidianità e ogni tempo essere un camminare dietro Gesù, per poter sentirci liberi, leggeri, sentirci a fianco a qualcuno e non in cammino da soli, e sentirci anche importanti per chi abbiamo a fianco. Ed ora siamo all'appuntamento mensile con Don Paolino Chiapparoli e la sua rubrica La gratuità del dono. Benvenuti a tutti, ci ritroviamo ancora una volta a continuare questo cammino insieme legato all'approfondimento di una delle esperienze più significative della nostra vita, che è quella della gratuità, della gratitudine, della grazia. Abbiamo messo insieme queste tre sfaccettature di una medesima esperienza fondamentalmente. Il percorso che stiamo facendo è stato un po' strutturato secondo un'idea che avevo, che era quella di non arrivare immediatamente al cuore di questa esperienza, di non parlare subito della gratitudine o della gratitudine del dono, ma di cercare di capire invece i chiariscuri con cui viene formato il volto della gratitudine. Ossia, in maniera paradossale, sto cercando di tracciare una fisionomia del volto della gratitudine attraverso quelle esperienze che invece avversano la stessa gratitudine, la stessa grazia, ossia tutti quei presupposti, principi, quei demoni, quei muri che cercano di cancellare, di avvelenare la gratitudine. Tutte quelle cose che cercano di negarla, di zittirla. E vi avevo parlato precedentemente del principio dell'identità, la logica della necessità, la logica del potere, del possesso, della violenza, tutte cose che vanno davvero a incidere nel cuore della gratitudine stessa, però allo stesso tempo ci fanno capire sempre meglio cos'è. E questa volta vorrei entrare dentro a un altro di questi pregiudizi, forse quello più nefasto, quello più pericoloso, quello più nascosto, ed è quel pregiudizio che possiamo chiamare la mentalità sacrificale. Dicevo che è quello più subdolo perché questa mentalità permea davvero tutta la dimensione religiosa, economica, sociale, etica, perché è una mentalità molto forte, molto terribile, e la cosa paradossale è che si maschera di gratitudine stessa, ossia si mostra come una cosa che invece è buona, come una cosa che invece sa di dono, sa di vita, mentre invece nasconde forse qualcosa di paradossale, qualcosa di pericoloso. Apro una parentesi su questo per essere chiaro. È ovvio che l'esperienza del sacrificio è un'esperienza molto composita e quindi molto ricca, molto profonda. Quello che mi interessa in questo poco tempo è cercare invece di delineare quella che è l'aspetto che mi interessa, ossia l'ombra del sacrificio, il lato scuro. Quindi ne farò più o meno una caricatura, però quello che mi interessa è che venga capito il senso per cui il sacrificio è qualcosa che mina la gratitudine in profondità. E quindi, per dirvi questo, parto da qualcosa che gli sta vicino, che invece è la mentalità capitalistica, mentalità del compromesso, la,
l'utilitarismo, insomma, dove in quella mentalità il dono non esiste, perché c'è lo scambio, io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra, oppure col simbolo del denaro ti acquisto. Lì non può esistere il dono. O se esiste, esiste come offerta promozionale, nel senso tu paghi due, io ti do tre, oppure con la tessera degli sconti, oppure queste modalità qui, però ti attiro dentro a una logica di scambio, non può esserci un dono, mi serve solo come competizione questo. Del resto anche nella tossicodipendenza ti viene dato una busta, ti viene dato una dose per tirarti dentro, non è un regalo. E qui mi piace perché già si capisce in quest'ottica come la dimensione del gratitudine utilitaristica confliggono. Provate a pensare, per non dilungarmi, a un padre che dice al figlio: guarda, in questo mondo nessuno ti regala niente per niente. Che di per sé può sembrare anche vero, ma dall'altro lato che te lo dica un padre che ha come riconoscenza soltanto il fatto di essere padre, questa cosa è paradossale, per cui c'è già qualche cosa che non può stare insieme. Comunque, quello che mi interessa è che in questa ottica, mentalità utilitaristica, il dono non c'è. In quella sacrificale, invece, il dono è necessario, c'è, è proprio presente. E in quella sacrificale la cosa paradossale è che il sacrificio è proprio il dono. C'è una sovrapposizione. Ed è fortissima questa cosa. Mentre invece non è così. In realtà il dono e il sacrificio non sono la stessa cosa, sempre nell'ottica di cui vi parlavo. Infatti, provate a pensare che nel sacrificio, secondo una dinamica del dono ovviamente, nel sacrificio la cosa donata deve necessariamente essere distrutta. Nel sacrificio ciò che io ti dono prima lo devo uccidere. Che si tratti del figlio promesso, del primogenito come in Isacco, che si tratti di un agnello, che si tratti di un simbolo, prima te lo devo distruggere e poi te lo dono. Questo è il sacrificio, almeno è l'ombra di un sacrificio. Però cede, molto forte, ci attira molto questa dinamica qui. Ci attira talmente tanto che noi mettiamo sacrificio all'interno delle esperienze più grandi della nostra vita. E allora questo essere tolto, questo dono che invece rappresenta la vita, un atto di vita, passa invece attraverso quello che è un atto di morte, quello che è un sacrificio. E questo vale tenendo presente che tutte le volte che parliamo di sacrificio intendiamo sempre sacrificio di qualche cosa, sacrificio degli altri, della propria intimità, di noi stessi. C'è sempre qualche cosa che va perso, non c'è un sacrificio in sé. È come se uno dicesse poi alla fine: ecco, per stare vicino a Dio devo rinunciare alla mia sessualità, per stare all'interno della Chiesa devo rinunciare al mio pensare libero, alla critica, perché se no, se non sacrifico queste cose, non posso appartenere a queste realtà qui. E capite che io offro qualcosa che è morto, mentre l'atto di vita, che è il dono, non fa questo. Provate a pensare a una parola italiana che è molto vicina a quello, che ce lo fa capire, perché quando io parlo ad esempio di sacrificare gli altri, sacrificare qualcheduno, capiamo che c'è qualcosa che non va. Quando uno dice invece sacrificare se stesso, uno dice: ecco, questa è una bella cosa. Non è vero, perché anche la mentalità di mortificazione, sentite la parola mortificazione, vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa per te ma ti ha messo addosso un peso insostenibile. Pensate ad esempio a una madre che dice al figlio: guarda, mi sono sacrificata per te per tutta la vita. Ecco, hai ucciso tuo figlio perché gli hai messo addosso un debito che lui non potrà mai ridarti indietro. Mentre invece l'amore non è della dinamica del sacrificio. Il dono è della dinamica dell'atto di vita. C'è sempre qualche cosa che mi viene dato, ma mi viene dato liberamente. Non c'è uno scambio. Uno non può, non deve necessariamente accettare un dono che gli viene dato. Magari non può accettare un dono che gli viene dato. Il dono è dunque un atto di vita, un atto che crea libertà perché è generato liberamente. Vuol dire questo, vuol dire che quando io faccio un gesto di generosità, questa cosa la metto a disposizione, non costringo nessuno ad accettarlo o a prenderla contro la sua volontà. Però se io educo qualcuno, lo aiuto a comprendere quanto è importante e com'è generativo questo atto di libertà legato proprio alla generosità,
Questo può creare nell'altra persona una risposta altrettanto libera. Anch'egli può diventare capace di rispondere liberamente a questa generosità. Ma non posso necessariamente costringerlo ad accettare, a entrare in una necessità di rapporto. Però se noi abbiamo educato i nostri ragazzi ad ascoltare, ad essere liberi, li abbiamo educati a fronteggiare il male, quindi li abbiamo aiutati a crescere da questo punto di vista qui, li abbiamo creati e resi più liberi, il dono li ha resi più liberi, non li ha resi dei debitori, non li ha costretti a ridarci indietro anche soltanto moralmente ciò che noi gli abbiamo donato. Quindi il sacrificio si contrappone al dono proprio per questo motivo qui, perché non permette a chi gli viene riferito o per il quale viene fatto di corrispondere liberamente a ciò che gli dono. E questo, se ci spostiamo nell'ambito religioso, diventa ancora più forte, perché nell'ambito religioso noi pensiamo e riteniamo che il sacrificio sia uno dei termini nevralgici dell'esperienza di fede. Del resto Gesù Cristo si è sacrificato per noi, del resto se andate a messa sentite durante la celebrazione questo corpo offerto in sacrificio per voi. A parte che nei Vangeli il termine sacrificio non c'è, perché c'è soltanto scritto dato per voi. Quindi c'è già questa insistenza, sottolineatura, sacrificio, sacrificio. Oppure quando diciamo che siamo stati offerti come sacrificio a te gradito, sempre durante la celebrazione, suona come se ci fosse un padre che ha generato i suoi figli e i suoi figli fossero sempre lì a sacrificarsi. Sarebbe una cosa davvero molto triste fosse così. È ovvio che il sacrificio è un'esperienza molto più profonda, ovviamente, di questa caricatura che ne faccio, però questa cosa è significativa. E bisogna ricordare che Gesù, nel suo cammino, non ha mai prefigurato un percorso di sacrificio. Non ha detto vado a morire per voi. Il suo percorso è stato un percorso di un uomo libero. E quindi è stato un camminare sempre legato a un progetto in cui il Padre lo attirava. E soprattutto nei Vangeli, se li guardate attentamente, il termine sacrificio ritorna soltanto due volte, in bocca a Gesù nel Vangelo di Matteo, solo due volte. E la frase che Gesù cita è questa: misericordia io voglio e non sacrificio. Mentre noi, anche nel mondo religioso, la capovolgiamo, diciamo sacrificio io voglio e non misericordia, e pensiamo che la misericordia sia una cosa più da parrocchia, santuario, un po' una roba così da suore, messa lì, buttata lì. Invece la misericordia è il progetto di vita di Gesù. Gesù si muove nella sua vita parlando di un padre che è generoso e misericordioso quando torna il figlio al prodigo. Oppure nel racconto dell'emorroissa, lui sente la sofferenza all'interno di chi gli sta vicino. Quindi c'è nel termine misericordia qualcosa che ha a che fare con la gratitudine e che ha a che fare col dono e non con il sacrificio. Misericordia vuol dire che io sento il bene che c'è nelle persone anche se queste fanno del male. Amare i propri nemici e cercare di capire come pensa il Padre. Mentre invece noi ci poniamo tutto dal punto di vista del sacrificio. Ecco perché cercare di recuperare quella che è la dimensione vera della generosità, della misericordia, vuol dire cercare di arginare una visione distorta di quello che è il sacrificio. Invece noi, nella nostra mentalità, pensiamo sempre che dobbiamo ripagare qualche cosa. Nella nostra mentalità sacrificale succede così: io ti do una cosa, Dio, se però tu mi fai stare bene, se però tu mi fai passare il compito in classe, se mi fai andare bene gli affari, facciamo uno scambio. Io vado a messa e tu fai questa cosa qua. Io ti prego e allora tu allontani le carestie, le guerre. Facciamo un patto, facciamo questa cosa qui. E questo viene a inquinare quella che è una relazione, perché è come se noi stipulassimo con Dio qualcosa che è al di fuori da un discorso d'amore. E va a inquinare davvero quella che è il termine profondo di misericordia.
Veniamo ora all'agenda della nostra diocesi. Giovedì 29 gennaio in San Donnino, Azione Cattolica Settore Giovani propone Soste dello Spirito, momento di preghiera e di riflessione condotto in questo caso da Don Paolo Capra. E ricordiamo poi che nel prossimo fine settimana in diverse parrocchie della diocesi si festeggia San Giovanni Bosco. Questo è tutto per quanto riguarda le notizie, poi naturalmente trovate tutto sul portale della nostra diocesi, trovate anche i video delle nostre interviste, tutto il materiale che è stato realizzato. Vi ricordo che in questi giorni nelle zone viene presentata già la Quaresima, quindi con il tema e di supporti, sussidi, anche di tutte queste informazioni trovate traccia sul nostro portale. Io vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.